Thank you.
Ma quanto sono belle le mie canzoni di Natale che si ripetono. Cioè, pazzesche, pazzesche davvero. Hello, hello. Hello, hello. Ciao Gabri. Però è difficilissimo da leggere. Come lo diciamo? Supaquota. Supaquota. È brutto. Brutto, non lo so. Ciao Gabri, ciao Gabri. No, dicevo che oggi, per ora perlomeno, sarò alone. Quindi la tua presenza in chat sarà ancora più fondamentale. Al solito sono in pigiama. La cosa divertente è che non lo ero per ieri per Dark Souls in pigiama, ma oggi ho avuto la necessità fisiologica di mettermelo perché mi sono fatto la doccia dopo aver sudato come un maiale. Per via del montaggio delle mensole e tutti i casini. Mi stavo sentendo male. Io oggi mi sono seduto al computer praticamente adesso. Sono riuscito a sedermi al computer adesso per riuscire a come si dice, a stare un attimo fermo. Siamo dovuti andare da Bricoman, fare la fila da Bricoman, trovare le cose, trovare le viti, i tasselli, Però sono soddisfatissimo, le mensole sopra la scrivania sono perfette. Poi ne ho altre due nell'angolo qui della stanza che invece voglio usare più come espositiva. Ecco, magari ci metto, che ne so, i Funko Pop, le cose che mi compro appunto. Per essere esposte. E invece, appunto, invece qui sopra di me mi metto le cose che devo prendere, le cose dell'università. Tra l'altro, come al solito, va bene. E niente, niente. Quindi, dove siamo arrivati? Siamo qui. Siamo qui il cazzo perché non mi ha aggiornato. Non è il gatto. È il gatto che mi capture. Ok, tra l'altro, come al solito, non so perché mi dà sempre problemi con il wavelink. E non si. Cioè, com'è che non si aprisse? Vabbè, apriamo e chiudiamolo. Non so perché, a volte non me lo riconosce e non me lo mette nell'audio. Come scusa? Sono molto confuso, lo sto sentendo dal monitor invece che dalle cuffie. No, no, sto streamando direttamente da Streamlabs. Cioè no, scusa, da OBS, non da Streamlabs, però... Non capisco perché l'audio sia nel monitor. Adesso giuro che risolvo. Sì, ma io per dire la musica me la sento in cuffia che è attaccata al wave. Invece il gioco mi sta uscendo dal come si chiama? Dall'audio al monitor, non capisco perché. Non ho idea di che cazzo sia successo, del perché sia successa questa cosa.
dovrei averla risolta. Lo alzo pelo pelo perché l'avevo dovuto abbassare. Tanto il microfono col gain a 4, non so perché. L'ho dovuto abbassare ieri perché per Dark Souls era stato tremendo. Ok, dovrei esserci. Non lo so cosa era successo, semplicemente Wavelink, anzi Windows, non stava mettendo il gioco nella fonte giusta. Let's see. E quindi appunto invece di andare nel... Non voglio andare nel labirinto, non me ne frega niente. E appunto non so esattamente perché aveva deciso di mandarlo al monitor invece che al Wavelink. Vabbè, l'importante è che sia riuscito a risolvere. Sì, no, ma proprio non ho idea del perché e del per come sia successa questa cosa. Tra l'altro io non mi ricordo più i Keyblade che ho. Allora, aspetta, raga, aiutatemi. Questo è quello di Monsters & Co. Questo è quello con cui devo usare la magia. E poi questo è quello di Toy Story. Ok, perfetto, ora ci sono. Nonostante sia letteralmente 2 giorni che cioè ho giocato lunedì, non un mese fa. Cioè, perché devo avere questa difficoltà? Tra l'altro, vabbè, ovviamente durante il momento... Però questi yo-yo fanno sempre questa cosa. Che cazzo ho fatto? Dicevo che ovviamente tra un po' ci sarà il momento Let It Go. Non so esattamente quanto, ma so che ci sarà il momento Let It Go. Per quello ovviamente dovrò mutare il gioco. A sto giro almeno me la potrò ascoltare io. A differenza delle altre canzoni che ho dovuto mutare, questa me la potrò ascoltare io. Però tipo non potrò neanche canticchiarla perché c'ho l'ansia che Disney mi uccida. Qua non c'è niente, ok. Sì, no, ma poi nel senso parte la scena è esattamente identica, cioè è una cutscene. Come sento la prima nota subito, butta! Ma Bellini, ciao Bellini. Non mi ricordo più come si gioca a Kingdom Hearts, aiuto. Cintura del guardiano, la bagassa. Yeah. No, no, Sora. Questo perché è un maestro delle combo. E quindi tipo stava andando di cattiveria contro il primo nemico che vedeva. Ah, aiuto. No, ecco, forse così riesco. Io posso andare in aria da un quarto d'ora, aiuto. No, 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 ti prego. No, che palle. Ciao Paperino, cosa ci facevi lì? Che palle. Basta il miraggio, dai, va bene. Tandaga sprecato. Guarda che bello che scia. Ora non so cosa è successo. Sono successe 26 cose contemporaneamente. È stato bellissimo. Ah, con A si attacca giustamente, no? Cioè, incredibile come abbia giocato per un giorno a una cosa leggermente, cioè diversa, ma comunque action. E quindi ora sono completamente sfanculato. Non mi ricordo più come si gioca. Dove devo andare? Ah, lì, ok. Ah, magari ecco, oggi cercherò di ricordarmi che esiste il... Non molli, per favore. Dicevo, cercherò di ricordarmi che esiste il focus. Ci provo, almeno. Niente, oh, con i tasti sono proprio... Ok. Bella raga. Non volevo... No, veramente... deficiente ogni volta che uso energia per sbaglio. Vabbè.
Sono lì lì per comprare Rise of Tomb Raider e MC4. Vabbè, sì. Voglio cercare di non sprecare ogni risorsa economica. Allora, il 5 è strabello. Io il 5 l'ho giocato di Devil May Cry, e non ne avevo mai giocato uno. Però sapevo che era sicuramente un genere che mi sarebbe piaciuto. Infatti l'ho divorato, giocato a modalità normale, l'ho finito solo una volta e poi non ho fatto altro. Però mi è piaciuto un casino, quindi sicuramente a te piace. Tra l'altro l'avevo preso perché l'avevo trovato in mega sconto. Avevo pagato tipo 13 euro, una roba del genere, una cosa imbarazzante. Ti prego. Anche meno palese è questo, Girlpitch! Si sono sentite due note. Se mi fanno un DMCA perché si sono sentite due note. As long as I am mine tonight, not a footprint to be seen. Dai, mettiamo la musica in Natale. No! Disagio. Io le sto sentendo entrambe, no? Che palle. Facciamo che ne sento una sola io. Grafica, te ne vai per favore. Don't let them in, don't let them see. Tra l'altro non avevo mai notato che i sottotitoli non sono la traduzione, ma sono la versione italiana. Allora, facciamo che approfitto per mettere a posto la webcam. Ecco qua. Così sono un po' più centrato. No! Ecco, sì. Is this TikTok? Sì, purtroppo sì. Feels the ones control me, can't get to me at all. Madonna, tra l'altro sono 3 minuti di canzone, cioè neanche a dire che è una cosa veloce che aspetti. I'm free. Questo con la musichetta di Natale sotto, ricordiamolo. Sono pronto per la stagione 13 di Drag Race con i lip sync. Che poi l'hanno fatto il lip sync di Let It Go, mi pare, in una stagione, rido. Gabri, se vuoi entrare su Discord, vieni. Cosa terribile. Cioè, nel senso, ti dovrei mettere nel server, ma è un attimo. Stai cucinando a quest'ora? Ma tu sei pazzo criminale. Io ho mangiato tipo 2 ore fa. And I rise to the break of dawn. Dai che è quasi finita, dai. Dai, dai, dai. Let us start. The cold never bothered me anyway. Mangi sempre da solo io il lupo solitario. Esagerato. Ok, gioco, puoi tornare, musica, te ne puoi andare a fanculo. Il fatto che fa la sfilata in silenzio è bellissimo. Io purtroppo ce l'avevo in cuffia, quindi per me è stato tutto normale. Vedi, questa forse è la prima volta in cui dico, ecco, che bello che ho il Wavelink, perché così io comunque me la sono potuto ascoltare. Non sono stato 3 minuti a guardare questa che balla da sola. Prima era notte nella cazzina del pomeriggio e qui credo sia l'alba.
a giudicare dai colori. L'Arxin. È tipo da 5 minuti di gioco che non ci vediamo. Don't turn this around on us. You're following her. Gasp. Ooh, look at you get all sassy. Okay, I'll admit Elsa is a person of interest to us. Larksen, hai ragione, Larksen. Pure lights we need. The new seven hearts. Gotta make sure though. Fortunately, we're in the best position to tell. Can't pick out that special glimmer. Bevo anche senza che me lo chieda la chat. Sono stravagante oggi. No, solo ho mangiato una fettina molto salata. Quindi ho fame. Ciao, ho fame. Buonanotte, ho sette. Sì, la Arxin effettivamente ha un po' di Dom vibes. Io ho già fatto, basta. Ho già fatto. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. Accepting her power, whatever it is the only way she can set her heart free. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know. Ma l'hai visto il film Larxin? Scusa, secondo te sceglierà darkness? Secondo me loro non l'hanno visto il film. It's her choice to make, not yours. You gave you the cold shoulder. Ma ha parlato da sola, senza parlare. No, scusate, io voglio l'instant replay di questa cosa. You gave you the cold shoulder. Guarda, guarda il labiale che continua. Tanto qui succedevano cose. Controller vibra. Sta ancora vibrando il microfono. E ha continuato a parlare. Ha continuato il labiale a caso. Non ci avevi mai fatto caso. È un bug, boh. No, secondo me è semplicemente Kingdom Hearts che se ne fa a fanculo. Che non sanno modellare le cose. Guarda il culo. No, cos'è? Donald! Goofy, are you okay? Che parte di... Non capisco che... Ah! Ma era tutto giallo! Paperino, in che modo ti hanno modellato? Parara parararata tararata tararara tararana tararana. Sei pronto a rifare tutto da capo? Certo, io sono sempre pronto a rifare tutto da capo. Ormai Kingdom Hearts me l'hai segnato abbastanza. Ok. Ok. Tranqui, Gabri. Oddio, adesso c'è il... c'è lo skateboard. Ora c'è quel bellissimo minigioco dello snowboard. Che gioia. Guarda, fosse stato blind, ci sarebbe stato magico quel momento, però... Comunque, cioè, per me la reazione a qualunque cosa faccia Paperino sarà sempre perfetta. Paperino fa tutto nel modo migliore. Aiuto! Ma sei pazzo criminale! Guarda che ti schivo tutto, ti schivo tutto, ti schivo... Dai raga, dai. Io non vi temo, non vi temo. Guarda quanto sono bravo io.
Voi non siete nessuno. Sora è una vera cicamala. Sì, questa parte a livello... Oddio, non è che a livello grafico possiamo fare molto, è letteralmente un muro di nebbia, però sì, è abbastanza impatto. Si erano un attimo incastrati. Quanto cazzo dura? Basta! Ma no, quello non mi ha preso. No, se muoio facendo sta roba io mi ammazzo. Grazie. Ma ci mancava solo morirci in questa sezione. Ok. Iniziamo bene. Comunque iniziamo davvero benissimo oggi. Ma sì, andiamo di qua. Aiuto. Scusa, è lo scudo di Pippo. Perché dovrebbe... Perché deve... è così incredibilmente orribile da manovrare questa roba. Oh mio Dio. È tutto così sbagliato. Qui c'è palesemente una cosa. Non c'era palesemente niente. È un po' deluso che io sia passato lì dalla montagna strafiga, eppure non c'era. Che dolore incredibile. Grazie per avermi permesso di controllare il gioco. Grazie mille. Ah. Ma tra l'altro poi questa roba ti danno tipo il punteggio quando la rifai. Madonna! O questo è già punteggio. Dai che qua mi curo, paperino, stai tranquillo. Stai tranquillo. Sì, no, questo poi lo devi rifare perché c'è la cosa col punteggio. La baga... Look who's back in the house. Ma devo smettere. Come heal? Ma non ho premuto A. Va bene. Il gioco ha deciso di farmi usare cura. Anzi, energia, sbaglio sempre. No, no, io volevo dirne un'altra. Ah, ma hanno la vita comune. Ok. No, il cazzo. Non hanno per niente la vita in comune. Un po' mi sentivo che fosse debole al fuoco. Chissà perché avevo questo presentimento. Sora? Sora? Io non ho... No, scusami. Questo heal completamente sbagliato. Ma bastardo maledetto. Sì, sì. Provo a usare Simba, ma non ho MP.
e mi sa che finisco prima. Dai, non lo ammazzate, raga, mi raccomando. Dopo. Premi B mentre stai saltando, stai cadendo per effettuare un balzo a mezz'aria. Questa tecnica è chiamata doppio volteggio. Mi raccomando, raga, non uccidere. Ok, vabbè, dopo. Tra l'altro non ho neanche visto cosa mi ha dato. E poi mi controllo. Mi controllo le abilità, quelle cose. Di nuovo? Lo stiamo rifacendo? No, stavolta no. No, ok, va bene. Va bene. Look at all the pretty colors. There's blue. Oh sì. Oh sì, ti prego. Olaf, sì, ti prego. Black. Just like my buttons. Stavo asciugando, era un po' schifoso. Oddio. Oddio, oddio. Questa è la, dove bisogna trovare le cose sue. O è dopo quello? Oh mio Dio. Mi ricordo che quello era un incubo mortale. Esatto. Oh no. Che palle. Vabbè. Proprio bello questo mondo di Frozen, eh? Molto bello. Divertente. Yeah. And here's the funny thing. He was walking and talking. Mi piace come Olaf si stava, anzi Paperino stava ribellando, ha deciso di farmi soffocare. Cioè di tutte le cose che succedono nei mondi, nella loro vita, no. Poniamo i paletti ai pupazzi di neve che camminano. Cioè i pupazzi di neve che camminano sono la cosa per cui Pippo e Paperino iniziano a dire no, ma non esistono. Equipaggiamento. Cavigliere è il guardiano, dona un moderato aumento della difesa. Ora, schivata rischiosa. Premi B subito dopo che un amico ha rotto la tua guardia per effettuare. Cioè? Ah, doppio volteggio, un'abilità. Ma che palle. Super salto in fluimoto. Idro non la sto usando in effetti. Quindi togliamo Hydro Plus. Mettiamo no, questi possono essere utili. Doppio volteggio. E schivata rischiosa, che non ho capito cosa sia, però vabbè. Ah, ok, sì, doppio volteggio decisamente ci vuole. Paperino, sei senza MP. Blizzard Plus, Thunder Plus. È utile solo per gli iframe, ma non ci sto neanche facendo caso. Pippo invece abilità non ne ha. Lui infatti c'ha 10 punti abilità in più. Perché non mi toglie? Ah, ok, capito. No, ha deciso di non. Va bene. Oggetti. Niente di nuovo. Il Moguri qua non c'è. Ok, risalviamo.
E quindi ora si rifà tutto da capo. Cosa c'è qua? Jump for zero! Yeah! Gran pozione. Schifo non fa. Non fa decisamente schifo, perché in effetti ho pochi oggetti di cura. Poi non li sto usando. Ne ho pochi perché in realtà non... Questo è palesemente un topolino comunque. Kingdom Hearts che regala cose. No. Oddio. Those guys. Wait to meet Elsa. I bet she's the nicest, warmest, best person ever. Wow. See, I told you, a walking, talking snowman. What do you know? Cioè, hai capito? È il pupazzo di neve che cammina, la cosa che gli dà problemi a crederci. C'è della cazzo in questo gioco, Square. Square. Well, I guess my feet. Hello. Olaf, are these your friends? Nope, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Stranamente appuntito, sto male. My hair? Wait, why don't I get a color too? My name is Sora. And I'm Dragon Jack. Oh, and I'd be Goofy the Green. Non è il tuo nome, però va bene. I know they're strangers, but they seem pretty nice to me. I'm Kristoff, and this is Sven. Tra l'altro mi sono appena ricordato una cosa. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's... Your sister? Ne vale la pena di farlo. Lo so che c'è la bomba di lore, però visto che non mi serve trovare i portafortuna di quel mondo, ne vale la pena. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure? Futti Dini, perfetto. All right. I know we just met, but Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. Va bene, fidiamoci della gente a caso. I just hope you like Kristoff è modellato di merda comunque. Cioè, è completamente diverso dal modello del film. Invece Anna e Elsa perfette. Come on, Sven. Kristoff è proprio brutto. Qui sembra un bambino. Come on, Olaf, you're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven too? The reindeer is Sven. Oh, how fun. I got a feeling. I got a feeling. Ooh, ooh. Ma questa chiacchierata è necessaria. Vabbè, senti, io mi controllo Instagram nel frattempo, dai, va bene. Non è che parte un'altra canzone, che c'è Do You Wanna Build a Snowman? Che mi fanno questo scherzone. Ehi, Elsa! Sei già sveglia oppure dormi? No, no, ok. Elsa just shut me out. Elsa? No, 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 no. Ma non pensavo ci fosse davvero. Come, scusami? Ah, ma non è palese, ok, ci parlano sopra. Io nel dubbio la tolgo lo stesso. Perché io c'ho l'ansia. Ma stiamo scherzando così a tradimento? Tra l'altro, mentre avevo cambiato l'app dal telefono e quindi non avevo lo Stream Deck e non riuscivo a... E non riuscivo, non potevo premere edit. Ok, ora dovrebbe essere finita. A meno che non le facciano tipo tutte le canzoni del gioco adesso. Please, I know you're in. Ma guardali a tradimento! Ma perché dovrebbe mettersi a cantare adesso, sta deficiente? Just you and me.
Tra l'altro io non vorrei dire questo momento di canto. Cioè l'hanno fatto unicamente per Kingdom Hearts 3. Perché io non mi ricordo che ci sia nel film un momento in cui lei canta Do You Wanna Build a Snowman così da sola. I'm sure she knows how much you love her. Cazzo, se mi... Porca puttana. Se mi mutano la live per questi 3 secondi in cui... Oddio, santo. Dai, dai, andrà bene. Ho visto di peggio. Ho visto live con peggio. Maybe Elsa is the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Thanks. Hey guys, I need some help. Ora me lo posso controllare Instagram, post, cioè, esatto. What's the problem? This. Hmm. Oh no. It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's fallen apart again. Ok. Olaf si è rotto. Che palle, devo aggiustarlo. He's a snowman. We'll just put him back together. Magari funzionasse così nella vita vera. I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? Of course. Okay. Who knows where he was? Hey, I'm over this way. Over what way? Yep, that's Olaf's voice. Dovrebbe essere in cima alla cascata, presumo, intendo. Okay. 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 There's only one way to find out. Hey, I'm over this way. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Would I call this cozy or snug? I'm gonna go with snug. His voice is getting louder. Okay, getting dizzy. Me la ricordavo vagamente questa cosa. I can hear you. You're getting closer. He must be nearby. Solo che non ho capito come aprirla, come romperla. Ah, ok. Hi, Sora. Hey, Olaf. Spero che fosse quella più difficile. Well, I'm glad we did. Well, I think I might have seen Olaf's legs lagging it. Look. I caught them. Great job, Sora. Think that's all? No, dobbiamo trovare i... Well, I don't know what to do next. Wait, why does everybody look all wobbly? Perché gli am... us, Olaf. You're about to tip over. Perché ora comunque bisogna trovarli. Oh no. Yeah, I kind of figured that was wrong. Che palle. Ciao Olaf, dimmi. You sure you never slid past my body? Where did he go? It is kind of hard to spot him in all this snow. Gosh, we already searched here. Okay. Are these trees made of ice? Maybe. Look at the little snow blocks. Sora, non pensare agli alberi fatti di ghiaccio. Why don't we look up above the waterfall? Ma l'abbiamo già fatto. Vaffanculo. Pippo, ora sei stato un po' tonto, Is this him? Well, it's the right shape. Think that's all of him? Perché devo guardare ogni volta la stessa cutscene? Question. When did you get so small and tiny? Actually, Olaf, it's more that you're really big now.
You're right. What a great view. E invece. I think we did it wrong. Che pacco. Oh, but I like being tall. Keep looking. Immagina questa roba a repeat finché non lo trovi. Madonna. Hey, Olaf might know where the rest of him is. Cos'è quello? It is kind of hard to spot in all this snow. Sì, adesso lo chiedo a Olaf. Che palle che siete. Dimmi, Olaf. Vicino a un posto scivoloso. È letteralmente fatto tutto di ghiaccio, Olaf. No. Olaf needs a bath. Maybe he rolled himself through a puddle of mud. Maybe. Think that's all of him? No, ma. Oh, look how golden brown I am. I've always wanted to get a summer tan. Olaf, in summer. I've got some bad news. Kristoff. Don't spoil it for him. Rovinargli la festa, povero Olaf. Snow is supposed to be white. Ah, un posto scivoloso qui. No. Hey, Olaf might know where the rest of him is. Qui. We can't just leave Olaf in pieces. No. Ce l'ha già detto Paperino, Cristo Dio. Ah sì, anch'io vorrei capirlo per denunciarlo alla Corte dei Diritti Umani. Richiediamoglielo. I think I remember. Ah! Up above the vaffanculo, Olaf. Vaffanculo. Se dicono di nuovo che magari Olaf potrebbe saperlo. It is kind of hard to spot him in all this snow. Olaf might know where the rest of him is. Ma vaffanculo. Button and all. Think that's all of him? Anna will know what to do next. Che vergogna. Che vergogna. And that should do it. You sure something's not missing? Nah, looks right. Wow, I feel so much better. Wait, where's my cute new nose? The one Anna gave me. Sora, do you have his nose? I don't think so. Didn't check. Oh. Ma com'è che non la mangia mai sta cazzo di carota? Perché anche nel film fanno questa come si dice, questa gag. Cosa guardi? Cosa guardi? My nose is back. I love having a nose. Hey, Kristoff, how'd all this happen anyway? You know, I'm not sure. These weird animals. Well, che bello che la giustificazione è Heartless. Crashed into Olaf. Heartless. Darkness. Heartless with darkness. Darkness within darkness. Heartless. And I thought the wolves around here were bad. Kristoff, look. Ah, eccoli. Un altro?
No, I've already fallen apart today. We know how to handle them. Dai. Anna, Kristoff, keep going. Okay. Wait, what? Perché? Oddio. Ho messo idro al posto di aero. Ecco cosa dovevo correggere dall'altra volta. Io me la ricordavo questa cosa. Avevo messo idro invece di aero. Ok. Non a lui. Che esagerazione, dai, non era davvero necessario fare tutto sto casino. Slot accessori, ottimo. Sono passate ore, si è fatto buio in tutto questo. Yeah! Ah, aspetta. PA quanti ne ho? Ne ho 93, mi fa. 90. Sora non ha l'acido lattico. No, lui è sempre super. Bah, direi meglio questo. Tra l'altro il gran pozioni. Una ne ho. Ah no, tre. Ok. Ok. Posso fare due scatti aerei così. Super salto. No, era fluimoto. Ok. Contrattacco plus. Contrattacchi non li sto facendo. C'era un'altra che avevo. Contro taglio, contro sconto. Senza motivo in realtà. Opinione sul mondo so far, me l'ero perso, scusa. Che è una rottura di palle incredibile. Cioè, veramente, che cacchio gli è venuto in mente di fare questa roba. Cioè, è una follia. Cioè, anche perché il fatto è che gli altri mondi, per quanto possano essere noiosi, cioè magari non al meglio, comunque un po' più deboli, questo di Frozen non, cioè cosa c'ha di Frozen? La neve, il fatto che è un mondo innevato. Cioè, ovviamente Arendelle non ci si può fare molto, perché appunto è un mondo innevato. Però, boh. C'è gente che dice che Pirati dei Caraibi è peggio. Vediamo. Io onestamente mi ricordo quando lo guardavo giocato. La neve, i sassi, Babbo Natale. Cioè, mi ricordo quando guardavo Kingdom Hearts 3, effettivamente il mondo dei Pirati dei Caraibi era quello che mi ispirava di meno. E quindi boh. Ma infatti, cioè, se avessero messo la città come coso, come cacchio si chiama, come corona, quello sarebbe stato bello. Non dico tutto lì, però una fase sarebbe stato divertente. Tra l'altro devo ancora mettere aero al posto di idro. Ok. Avevo messo idrora convinto che fosse aerora, capito? E qua.
qua mettiamo idro, ok. No! Lì ci arrivo. Che pro. Tutto questo per aprire un coso. Con la blizzara. Perché c'era quello selezionato invece di... Beh, resistenza al ghiaccio, qui direi che ci sta. C'era quello selezionato invece di apri. E quindi... una chance... Beh, direi che è ultima chance, perché si chiama una chance qui, vabbè, direi che è decisamente un'abilità da avere. Questa roba con la palla di neve era tipo che più diventa grande, più è figa la roba che ti dà quando si rompe, è vero? Funzionava così. Ah, aiuta a uccidere i nemici. Nah. Che delusione. Mi ricordavo che ci fosse qualcosa anche a che fare con la rarità dell'oggetto che ti dà. Piano. Però vedi, secondo me potrebbe centrare anche quello. Perché prima mi ha dato tipo cristallo della vita, invece ora mi ha dato una scheggia. Allora, qui non si va avanti, presumo. Boh. Beh, vedi, ora che era più grande mi ha dato una gemma. Criminale. Oh, come cazzo ti permetti, stronzo di merda. Rimani incastrato qua in mezzo. Ne è proprio valsa la pena cadere per un soldato. Ma infatti, no, cioè, io ero abbastanza sicuro di questa cosa, non potevo essermela inventata. Allora, io però prima volevo vedere qui cosa c'era. Ok, qui c'è assolutamente niente. Forza abbagliante, boh, sì, su chi non lo so. Big Brain. What? Come, scusa? Ma in che senso? Ma in che senso questa roba fighissima? E non te lo fanno fare letteralmente mai? No, ma che cazzo di figata era? Just
keep moving. You'll warm up. Gee, nothing ever gets you down. There! Huh, Sora? Cioè con vari Keyblade. È un sacco figa come roba. Paperino, non me ne frega letteralmente niente degli ingredienti in questo momento. Qui c'è qualcosa? No. Qua palesemente c'è qualcosa di nascostissimo. Ah no, ti prego. Hai finito di manciare. Se vuoi venire a fanboyare su Discord, se hai Discord, mi dici come ti chiami. E ti metto nel mio server. Ti invito nel mio server così puoi entrare nel canale dove sono adesso. Piano. Piano. Dio Cristo. Perché questa cosa deve essere così difficile? Scusate. Siamo? Ok. Con calma. Cazzo di paura. Adesso. Ok. Ora ti addo. Allora, per poterti aggiungere al server direttamente, mi pare che ti debba prima aggiungere come friend. No, amici, aggiungi amico. 1, 2, 5, 4. Ok, ti dovrei aver inviato la richiesta di amicizia. Quindi. Ok, mi hai accettato e io ora posso. No, posso tipo invitarti in un server, giusto? Posso fare aggiungi qui. No. Io so, ecco, invita. Invito. Ti dovrei aver mandato l'invito al server. Hello. Buongiornissimo. Sì, ti si sente. Ah no, aspetta, ti si sente, però ecco, ora dovrebbe sentirti anche su stream, su OBS. Ok, fammi sapere se i volumi vanno bene. Sì, mi sembra okay. Di sì. Al massimo ti abbasso okay. Un po' io per me, pelo pelo. Ok, perfetto. Ok, torniamo al gioco. No, che palle. Ottimo. Vabbè, perché è strano? Addirittura che strano. Sì, mi fa stranissimo perché praticamente qua davanti ho la live che sto seguendo. Ma come pure Gambino fa così. La cosa è stranissima. Che ti giuro. Anche perché io ti vedo tipo in differita. Certo, ci sono quei 2-3 secondi di ritardo. Ma ti piace tantissimo sto kill, questo è un miracolo. Onestamente perché... non ti so dire se mi piace oppure no, però boh, sembra sbagliato e quindi lo uso. È giustissimo così. E poi, nel senso è quello che c'ha la stat di magia più alta, quindi anche se in realtà la magia la sto usando poco, almeno ne ho uno, sì, due quando, forti quando... Skyrim, ciao Rick. Sì, praticamente sì. Buongiornissimo. Questo è praticamente Skyrim in effetti. No, purtroppo è solo il mondo più brutto del gioco. Cioè, volevo dire, no Durante la prima run l'ho abusato quel Keyblade. Ma è giusto così. Poi ho smesso. Ma è giusto comunque abusare delle cose quando... Cioè sì. No, in generale no, però nel senso... In un gioco se una cosa è sbagliata... Perché non dovrei abusarne? Se... Comunque, io sono sempre dell'idea, se il gioco me lo permette, non vedo perché non dovrei farlo.
Ovvio, ovvio. Questo è rimasto incastrato, va bene. Ma hai visto? Hai fatto il clone. Sì, sì, no, ma già lo... Ah, ok, non c'avevo niente. L'ho visto, cioè, Sora non ce la stava chiaramente facendo. Sì, sì, tipo, ogni tanto lo uso un po' a caso, però sì. Hanno fatto tipo quei salti automatici, ma sono fatti col culo. Sono fatti perché... malissimo, sì. Sì, tipo tu salti e lui se ne va a fare in culo da solo. Ok, va bene, Dio. Insomma, OP, cioè, vuoi mettere la palla di neve con qualsiasi magia tu gli possa buttare addosso. Ma infatti la palla di neve è molto meglio di ogni altro oggetto. Io non userò più altro che non sia la palla di neve. Ecco, infatti, tipo te lo porti dietro anche a San Fransocchio. Sì, se posso, assolutamente. Tutti i mondi. È una battuta bruttissima, ma devo autocensurarmi. Oh no, addirittura. No, perché non sono nel mio canale e se ti bannano non voglio che sia qui. Preferisco sia colpa degli però, dei però posso dire che hai detto tu e faccio bannare anche te, quindi stai tranquillo. Ci sta tipo vendetta. Bisogna tutelarsi in queste cose. Ovviamente queste donnine che vedi che hanno tipo il laser con l'ombrello sono la figura di Mary Poppins portata a Drag Race, perché sono delle drag che impersonano Mary Poppins. Cioè, non c'è alcun dubbio. Sì, effettivamente c'hanno qualcosa. Come va? Tutto bene, tutto bene. Oggi in realtà un po' stanco perché ho lavorato parecchio per cose di casa. Mi sono praticamente... Siamo calmi. Ti sei tipo rotto la schiena 2.0. Sì, perché appunto dopo aver montato la scrivania ieri non ero ancora abbastanza pago di questa cosa e quindi oggi io, siccome sono venuti i traslocatori per portare via delle cose da casa per metterle a casa di mia sorella, non c'è più la libreria in camera mia e quindi ho comprato e montato delle mensole con mio zio. Non è stato facile, bellissimo, però sono very satisfied. Ci sta di brutto, salvo, ma tantissimo, te lo dico. Adesso sembri veramente professional. Vabbè, le avrei fatte a prescindere dal... Cioè, tutte le migliorie di camera mia che sono state fatte ovviamente non dipendono da Twitch, dagli streaming. Cioè, nel senso... Ci mancherebbe altro. Avevo una scrivania minuscola che era comunque scomoda per studiare. Cioè, non era così minuscola, però ecco. Un po' più grande, un po' più profonda la desideravo da un po'. Eh già, sì. No. Che se ne dica. Ma questi sono aspirapolveri, cioè. I draghetti. Sono bellissimi. Sono spazzanelli. Ma sono bellissimi, sono così carini. Ma a me dispiace. Esatto, stavo per dire. Mi dispiace sempre uccidere gli Heartless perché sono così belli. Anche in Nations, se vuoi, forse in nessuno sono un po' più sfigatelli, dai. Allora, nel 3 sono un po' più bellini perché li hanno fatti più molli. Tra l'altro io arrivo da qui? No, devo andare verso su. Nel 3 li hanno fatti molto più molli di quanto non fossero nel 2 e quindi un po'... Recuperano. Però non sono assolutamente a livello degli Heartless, secondo me, anche come design. Sì, sì, sono molto più anonimi, molto più... Esatto. In realtà pure in Essence, cioè nel senso, sì, sono belli, però ti chiedi perché sono una cosa diversa quando l'unica cosa che hanno di diverso è il simbolo. Sai cosa? Secondo me in Essence sono un po' più anonimi rispetto agli altri, però a loro volta hanno un design più unico, perché hanno una palette di colori un po' così, non lo so, gli Heartless generalmente sono molto sull'oscuro, sul nero... Invece i Nations, se vogliamo, sono anche un po' più vari. Però pure gli Heartless ce n'è tutta una serie super colorati. Infatti stavo per dire proprio che la cosa di Kingdom Hearts 3 è che ci sono tutti questi Heartless, tipo quelli di Arendel, per dire, sono bianchi, cioè sì, proprio sì. I colori allucinanti. Che tipo nel Kingdom Hearts 1 li vedi quasi tutti blu. Al limite proprio vedi qualcosa di giallo-bianco così, però generalmente sono tutti neri, blu scuro, capito? Infatti lunare. Sono molto carini, diciamo così. E niente, non funziona la connessione. Oddio. Oh no, ma che palle, ma che palle ogni volta sta roba, sta storia però. È veramente una sfiga micidiale, devo dirlo.
Ma siamo sicuri che non sia Twitch, magari? Cioè, perché cioè, teoricamente... L'unica cosa... Ne avevamo già discusso di questa cosa, mi ricordo, anche con lui, che... cioè, boh... Se fosse un problema di Twitch, io lo vedrei. Cioè, l'unica cosa, infatti, che mi viene sempre in mente è che magari è il cellulare, però mi ricordo l'ultima volta che mi aveva detto che stava guardando la PC, quindi non era quello. Purtroppo succede, mi dispiace sempre, perché comunque... Cioè, nel senso... Vedi, se avessi il multi... Come cazzo si chiama? Il multiquo oggi non ce l'ho. No. Tipo, non ti ha voluto blessare. Ma quella è la sera, cioè la live la sera, c'è troppa gente che le fa. Non... Io a quest'ora ce l'hai proprio a caso, raramente. A meno che tipo non sei partner, giusto? Sì, se sei partner ce l'hai sempre. Ok. You kind of set off an eternal winter? Sì, cutscene, però avevo l'ansia che stesse partendo una canzone, invece no, parlano, si fanno i cazzi suoi, i cazzi loro e basta. In realtà questo mondo è l'Atlantica di Kingdom Hearts 3. Sì, ma infatti io, cioè, prima quando è partita... Do you wanna build a snowman? Do you want to build a snowman? Mi son cagato. Che succede? Che adesso tipo c'è il plot twist enorme. Non so se lo sai. Sì, lo sai per forza. Sì, sì, però dai. Del boss. Non diciamo finale. Niente ancora. Però okay, sì, okay. Lo so. Che cringe, cazzo. Tra l'altro con questa musica di sottofondo che ha un non so che di Let It Go, eh. Che io tra l'altro non sento. Giusto, perché se no senti doppio, che ansia. Che però credo di capire qual è per... No, il... cioè è una musichetta che ha un po' di... Ogni tanto c'ha cioè quelle sì, due, tre sì, note. Con l'effetto drammatico. Sì, esatto. Ok, sì. Oh no, si sente l'ambulanza. Sì, ma non fa niente. Madonna. E purtroppo ragazzi qua si vive nelle favela, sono Sora che sta avendo un Sora che ha un infarto perché Anna sta morendo. Tipo l'ha conosciuta poco fa, però in realtà perché non aveva già abbastanza cuori dentro di sé Sora. Ovvio. Aveva bisogno di un altro. Oh no. Oh no. Oh no. A me fanno sempre morire quei TikTok. Cazzo, quando li becco io piango. Me li riguardo all'infinito. Io ultimamente sono fissato, sai con cosa? Con i TikTok di Rafael Mister. Non ce l'ho presente. Quello che fa cibo. No, io non sono nel TikTok cibo. Oh no. No, per fortuna. Minchia, io da ultimamente è solo quello. Io, sono riuscito a tornare nel TikTok sano. Di Vine, praticamente, quindi comico, okay. Coi meme. Ho avuto un lungo periodo in cui avevo solo gatti, però sono riuscito a uscirne. C'era stato anche il periodo buonista LGBT, no? Sì, quello sempre. A me mai, a Laura fisso. No, certo, ci legge fin troppo bene TikTok. E infatti a me mi uscivano sempre i casi umani della serie su un pezzo di merda. Sto malissimo. Mi piace ridere degli Madonna, anni. I video che uscivano a te erano magia. Un po' troppo forse. Ma poi tipo il l'ora in questo gioco è un po' una cosa magica. Particolarmente in questo mondo, non ci avevo fatto caso negli altri onestamente. Sì, sono tipo le scale di Harry Potter, no? Cioè tipo... Che girano, sì. Sì, cioè, prima è buio, poi è alba, poi è tipo pomeriggio, così, vabbè. Poi, vabbè, sempre questa cosa che io non capisco di Kingdom Hearts, la loro incoerenza nei riguardi della loro forza. Cioè, hanno ucciso cose molto peggiori e adesso per questo qua, niente. Per bloccarlo devono usare gli alberi con Pippo, cioè, che cazzo è? Ma poi c'è tipo Ansem in Kingdom Hearts 1 che cioè, qualunque cosa. Cioè, no, sarà un pupazzo di neve alto un metro in più di voi. O due metri, quello che cazzo. Cioè, anche per dire nel mondo di Hercules all'Olimpo, c'era quel cazzo di troll nella città. Ma okay, il cazzo di come si chiamano? I titani. Porca puttana.
Minchia, veramente. Cioè, no, però qua c'è bisogno del, dobbiamo usare gli alberi, sì. Cioè, non si sa mai usare un firaga, cosa ne so. Che vedi anche a livello di lore, questo buildare le magie che lui teoricamente sta rimparando tutto. Sta rimparando, no? Tutto, sì. Però vabbè, riesce comunque a buildare le forme finali, cioè, capito? Cioè, ogni tanto si sente ispirato perché l'ha fatto talmente tanto, gli torna in mente tipo, oh, si fa così, capito? A me sta cosa fa sempre ridere. Ma comunque ti piacciono questi yo-yo? Sì, questo Keyblade di Monstropolis mi sta piacendo. È fighissimo. Perché è diverso. Cioè, a me piacciono i Keyblade che sono un po', che sono diversi rispetto a... Oh no. Cioè, che non sono un Keyblade normale. Curati, curati. Cioè, sì, che non sono balordi, però, ecco, comunque hanno... Cioè, sì, ma ci sta, adesso non mi vengono in mente esempi, però... Tipo quello di Toy Story, per dire. Quello di Toy Story già va ancora bene, perché è abbastanza standard come cosa. Ecco, per dire, quello di Hercules mi piace di meno perché la cosa è lo scudo, cioè è completamente diversa. No, a parte l'essere rotto, cioè okay, è diverso. Non dovevo usare rischio a tutto, ho sbagliato come al solito. Telecamera, per favore. Se hai tipo una battaglia contro i super boss, puoi usarla, secondo me, perché può essere utile in alcune situazioni, ma durante la run normale è più un rischio che altro. No, cioè, sì, ma la uso sempre per sbaglio, dimenticandomi che mi toglie vita. Sì, infatti lì ti conviene più che altro usare rischia tutto e basta, perché tanto alla fine ne prendi quello che puoi e basta. Comunque sta fight è tipo super pointless, perché tanto poi alla fine lui comunque diventa nostro alleato, quindi cioè. Sì, ma poi è anche abbastanza stupida come battaglia, cioè non è una boss fight speciale, perché anche la cosa di... vaffanculo, non ho fatto un tempo a curarmi. Vabbè, non è che se muoio diventa meno noiosa, cioè la meccanica degli alberi è una cosa situazionale che esce ogni tanto. E lui ogni tot c'ha un po' di armatura, cioè non è niente di... Sì, cioè non ti potevano fare magari anche qualcosa di più interessante, diciamo. Sì, vabbè, da quanto lontano però. Ma come ha fatto? Ma usa Simba, cazzo bene, cioè, mi dimentico sempre dell'esistenza dei legami. Però devo avere MP full, vero, per usarli. Sì, allora. In realtà sai cosa? Vale. Il fatto curarmi è che Kingdom Hearts 3 è talmente rotto che non hai manco bisogno di quelli. Sì. Cioè te ne rendi conto soltanto quando ne hai bisogno, che diventi tipo invincibile, però... Cioè fondamentalmente gli spari qualche fire. Superino Meteora, che bello, da quanto... Forse non mi era ancora uscito. Non ti era mai uscito? No. Sì, davvero. Non me lo ricordo. Forse ti era uscito soltanto... Come si chiama? Paper Flaring? No, non me lo ricordo adesso. Però con quello dei fuochi artificio. Oh no. È sempre un peccato quando non vanno a segno le cose. Ma poi non ho capito perché è rimasto in aria così tanto. Perché Kingdom Hearts 3 è riconosciuto per essere flow. Vuol dire. Oh no, oh no. Ah, proviamo a usare Simba, dai. Della serie, visto che ci siamo, rompiamolo con ogni nostra forza. Ma sì. E soprattutto, finalmente, le sequenze sono saltabili, perché in Kingdom Hearts 1 non potevi. In Kingdom Hearts 2 non lo so, credo di sì. Boh. Ah, è vero che tu non l'hai giocato. Prima o poi giuro che lo gioco, che lo recupero. Ovviamente Simba esattamente quando non è... esatto. Ma stai scherzando? No, non ho fatto l'epilogo, vaffanculo. No. Madonna, ma poi non ha senso, cioè gli esce tipo il ghiaccio con l'armatura, cioè. Ma l'ha avuta poco fa!
L'ha avuta poco fa l'armatura. Gli avrò tolto troppa vita. Che dire. Beh, che dire, follettino. Tra l'altro anche adesso questo l'albero mi è uscito solo ora. Durante... Sì, ma è super a casissimo. Cioè, nel senso, fosse una meccanica fissa. Però ormai praticamente l'hai aperto. Anche prima l'avevo quasi aperto. Io non ho detto niente. Queste boss fight sono una sofferenza. Allora, in realtà... Madonna. Le altre boss fight di Kingdom Hearts 3 non sono così... stupidamente lunghe e poco divertenti. Questa in particolare è un suicidio. Cristo Dio. Cosa? Io tipo ho sentito il rumore del controller e ho fatto... Cosa? Cristo. E poi ho visto... Dio. Ho visto la schermata. Sto malissimo. Sto malissimo. Cioè, nonostante... Vabbè. Perché, porca puttana, la barra degli MP... Ovviamente mica effettivamente si carica quando tu quando finisce. No, devi aspettare un'ora che faccia l'animazione di fine. Minchia, che OP fire. Non mi interessa niente. Metta il Gear Rising così. Tu nera. Più vedo questo gioco più mi torna voglia di giocare a Metal Gear Rising. Io non ho mai giocato a Metal Gear in vita. Onestamente neanch'io. Ma Rising in realtà è tipo completamente diverso. Cioè non è... Nemmeno io, infatti. Ma Rising perché è uno stile diverso, ha un tipo di gameplay completamente diverso. Io sentivo ultimamente molta gente che diceva di un remake di Metal Gear. Perché io vorrei un botto giocare, ma... Sì, ne stanno parlando. Ogni tanto se ne parla. Escono tipo questi rumor dal niente. Se... Tipo tu che sapevi essere spacciato, hai detto epilogo, fammelo usare. Beh, poi stava finendo, nel senso, non sono così scemo ancora. L'ultimo momento voglio rigiocare ad Undertale, perché avevo Litto che lo faceva. Mm-hmm, sì, sì. E mi è venuta un botto di voglia, tanto che me lo sono già mezzo spoilerato. Quello è che giocarlo sapendo già le cose. Cioè, o ti fai da subito una run pacifist, così vedi un po' di cose diverse rispetto a quelle che sta facendo lui. Altrimenti, giocarlo. Ho finito. Cioè, in realtà non ho finito Hollow Knight, però sì, che cioè il primo finale l'ho avuto. Però comunque, sono aperto anche agli altri perché me li sono spoilerati praticamente. Vabbè, perché avevo bisogno di capire la lore praticamente. Ma anche io mi ricordo quando ho fatto il diciamo il finale normale dove sconfiggi semplicemente lui. Sì. Poi mi ero cercato come si facevano gli altri perché comunque volevo continuare a giocarlo. E sai qual è la cosa bella? Che io avevo pure sbloccato il Kingdom's Edge e ho sbloccato anche il l'alveare, però non sono andato avanti. Quindi teoricamente io ero sulla rotta per avere sia il primo che il secondo. Io l'alveare l'ho beccato un casino di tempo dopo. Salva, io l'ho beccato totalmente a caso. E io tipo vedevo che c'è tipo un'entrata nascosta, però tipo non puoi entrare nell'alveare. Cioè vedi soltanto una parte. Però sì, c'è l'entrata effettiva, tipo all'inizissimo, di Ancient Basin, come si chiama? L'antico bacino. Prima di andare a Kingdom's Edge. E tipo, io lì, totalmente a caso, ho sparato l'incantesimo e ho visto sta cosa che si apriva. Ho detto, in che senso? Solo dopo, poi, quando si è aperta la porta, ho notato che sotto c'erano le cose degli alveari. E ha senso perché c'erano le api. Perché, esatto, perché in quella zona lì ci sono le api. Ma non ha senso a livello di design, capito? Perché non ti dà assolutamente l'impressione che ci sia qualcosa, capito? È messo a caso. Cioè non è neanche nascosto. Ma io ho sbagliato, che scemo. In che senso hai sbagliato? Che mi sono messo il Keyblade di Ercole invece di... Ah, credo fosse voluto. No, invece di cosa, invece di quello di Toy Story. Oppure no, forse sai l'ho messo dire di proposito, non me lo ricordo. Blizzara intanto, dai. E finalmente abbiamo buttato giù, cazzo, dopo tre tentativi.
Blizzard, tra l'altro, è anche quella che uso pochissimo. Io uso praticamente Fire e Thunder e basta. Io la amo Blizzard perché immobilizza fondamentalmente. E poi per il trasporto rapido. Sì, è vero che fa il coso. Però, tipo, a livello offensivo no, è più tattica, secondo me. Beh, che dire, giù un'altra volta. Un'altra così. Volta? Siccome non ci siamo ancora andati. Good thing snow so soft. We could do this 100. Quante ore sono passate da quando siamo Madonna. Pure lui lo dice, lo potremmo fare 100 volte. Sicuri di non volerlo rifare? Sarà, hai urlato in montagna, lo sai che non si fa, adesso ci sarà una valanga per colpa tua. Esatto. Dov'è che succedeva tipo nell'era glaciale? Ma un po' in qualunque film in cui ci sia della neve, fanno questa gag di quello che urla e se c'è la valanga. Dobbiamo ancora parlare con... Ma poi tipo sti qua che hanno un obiettivo, no? E tipo vanno in giro nei mondi e dicono... Non si fanno ma sì, i cazzi suo loro. Esatto, non esatto. Si fanno i cazzi loro. La cosa bella è che ogni inizio di mondo dicono no, bisogna mantenere l'ordine. E allora fatti i cazzi tuoi, porca troia. Invece no. Allora, modifica Blizzara. Ok. Ah, ci avrei le cartoline da portare su, vabbè. Ma alla fine avevo invertito Idro con... Con Aero, sì, l'ho messo nel primo. Anche se poi in realtà non lo sto usando comunque, quindi... Però... No, ma è molto meglio il origine eroica come attacco. Oh. Perché è modificato. Ah, è vero, ero aumentato la cosa. È vero, c'hai raggio. Mi ero dimenticato di averlo... Che tra l'altro potresti anche modificarne altri volendo. No, perché non ho fluorite. Ah, ok. Ma fluorite teoricamente non è il coso base. Cioè, tipo fluorite, sì, damasco e poi adamantite. Sì, sì, però boh, non... Non ti ha spawnato. Vabbè, già lo trovi lì. Non la gummi. No, non ho fatto in tempo ad attaccare, che palle. Dai, proviamo a riusare un po'. Gli stai dando una seconda contro scudo. Poi adesso vedi, sto così. La no. Merda di qual è il tasto della parata? Aiuto. Quadrato X. Ok. E intanto però sono morti tutti gli altri. Vabbè. Qui c'è qualcosa. A me piace un botto il fatto di avere l'outfit diverso. Molto che era Ferrani. Sì. Cosa. Sì, quello è carino, c'hanno, si vede che ci hanno pensato. Ma secondo me dovevano tipo metterla una cosa fissa, cioè tipo che puoi cambiarlo, tipo in 0.2 c'è, ed è bellissimo. È vero che in 0.2... Quale Sora? Sora? Questo è uno di quelli ambientali, che palle. Se non lo trovo in un secondo non me ne frega niente. Devo mettere la fotocamera. Allora. Che generalmente ti appare tipo un quadrato quando... Sì. Ma infatti non esce perché chiaramente... Appunto, deve essere di quelli che devi inquadrare le cose. Pippo, sei tu? Sei tu per caso? Eccolo, eccolo, no, ok, era palese invece. Ok, ok, ecco. Semplicemente non l'avevo notato. Minchia, piccolino però, eh. Anello forte. Ma che nome è? Aumenta la magia, perché aumenta la magia l'anello forte, d'accordo. Sì, infatti, dal nome sembra tipo una cosa super l'attacco. Tra l'altro questa non era la strada dove dovevo andare comunque. Ah no? No, credo di dover andare di qua. Devi ancora scendere. Devo scendere, esatto. Io non mi ricordo più un cazzo. No, dovevo attaccarlo questo, aspetta. Sì, sì. Non l'avevo notato.
tipo quello di Toy Story. Sì, ma c'è praticamente sempre uno in ogni mondo. E io tipo ti avevo detto, sì, lì trovi la vocazione. Ma vaffanculo. O lì Arco, ma addirittura. Minchia. Beh, Ultima Weapon. Subito, adesso. Che poi Ultima Weapon sembra tipo il nome di un cocktail. Non è che mi fa un'Ultima Weapon. Ma io ho sempre avuto un po' di confusione. Mi ricordo le prime volte che cercavo cose nelle pagine di Wikipedia senza motivo, così per curiosità. La confusione che mi faceva il fatto che Ultima Weapon in Final Fantasy fosse un sia un mostro e non un'arma. Ultima Weapon è, diciamo, il boss finalone segreto super forte di quasi tutti i Final Fantasy. Io ho scioccato perché ovviamente io so molto poco della lore di Final Fantasy. Anche io, quindi però questo... così appunto so queste cose un po' generiche che sanno tutti. Appunto ero confusissimo a questa roba. Ma c'è altra gente. Io ho scioccato, te lo dico. Sì, sì, è così. Credo fosse una cosa originale di Kingdom Hearts. No, no, è di Final Fantasy. Ma come tu... Ma guarda, delle cose di attacchi e... diciamo, le cose che non sono Disney o palesemente originali, tipo gli Heartless, bla bla, sono tutte cose di Final Fantasy. Le magie, i nomi delle magie vengono da Final Fantasy. Eh sì, la cosa di Fire, Fira, Firaga, Firazza. Anche Greta Flair. Sì, tutto, tutto. Beh, random no, perché comunque Kingdom Hearts nasceva come crossover con Final Fantasy, poi si è perso. No, dico il, ah, il fatto che lui Arendelle sia stata... Sì, vabbè. Perché è la storia del film guardata dalle spalle. Esatto. Però a quanto pare... Darkness! So io... Esatto, esatto. Knock knock. Who's there? Darkness. Da quanto so io, all'inizio il villain doveva essere Elsa. Soltanto che poi Disney sta cosa la... hanno detto no, non possiamo tagliata. Farla cattiva, sì. E loro ovviamente dovevano comunque consegnare il mondo. E quando avevano già il concept bello che fatto, si sono trovati in mano con una bella merda e hanno detto, beh, adesso cosa facciamo? E ovviamente loro dovevano creare le cutscene. E quindi niente, fondamentalmente... hanno dovuto buttare giù un'idea all'ultimo secondo. Hanno fatto bene, questo personaggio nello script non c'è, come lo introduciamo? Non abbiamo tempo. Non lo vabbè. Introduciamo, la risposta esatto, è facile. Esatto. Facciamo che un behind the scenes. Cosa? Cioè... vabbè. Vediamo cosa fanno con Frozen 2. Anche se a me Frozen 2 è piaciuto un botto. Io non l'ho visto. Davvero? No. No, devi vederlo, Salvo. Non l'ho visto, allora, prima di tutto perché a me Frozen non è che faccia così tanto impazzire, quindi ecco, non lo aspettavo assolutamente. Neanche a me. E poi perché io in realtà tipo al cinema non ci vado, a parte il lockdown, vabbè, a parte il coronavirus, però in generale io non sono tipo da andare al cinema se non ci vado tipo con 10 persone. E quindi io non propongo mai di andarci. Quindi magari se qualcuno me lo chiede ci vado. Però sicuramente non arriverà da me la proposta. E ah, quindi appunto nessuno mi ha detto, mi ha chiesto di andare a guardarlo e non ho avuto l'input di guardarmelo. Guarda, io l'ho guardato un giorno così perché non sapevo cosa fare. Io non guardo mai film / cartoni. Sono rimasto sorpreso. L'unica cosa è, mi è scritto un po' così, però è molto carino. Devo vedere ancora d'altro, poi che tutti quanti mi dicono è bellissimo, guarda. Io l'ho visto una volta, cioè l'ho visto nel senso che era alla televisione mentre io ero in soggiorno, però non l'ho guardato, ecco. Me lo dovrei rivedere, perché appunto da quel poco che l'ho visto me lo ricordo carino. A me mi ricordo che mi era piaciuto molto un film che non c'entra un cazzo, non so neanche chi l'abbia prodotto. Tutti dicono è trash, mi è piaciuto un botto. Sausage Party. Io non l'ho mai visto. È però trashissimo. Ne ho sentito parlare. Però secondo me è un botto profondo. Se tipo le guardi con un occhio un po' più studiato adulto. No, boh, io non l'ho mai visto. Ciao amico. E adesso lui ovviamente ci vuole bene perché qualcuno sta facendo del male a, certo, a Elsa, certo, quindi dice sì. Dai, va bene. Oppure tipo sì, voi siete degni.
Esatto, tipo ciao Ama, collaboriamo. Sì. Cioè, collab Twitch. Esatto. Oh, comunque ti è piaciuta il, la donazione di Azalina? Allora, unmod Zingar, così, ok, ora posso fare ban, perfetto, ok, a posto, a posto. Ti posso pure bannare dal server di Discord, è tutto perfetto. Oh no, oh no. Così non potrei mai più parlare con me. Minchia, Sora comunque ha una voglia di vivere allucinante. Tremenda. Minchia, can't relate. Comunque è un sacco lungo questo mondo. Io pensavo di finirlo e di iniziare il prossimo, ma il cazzo. Ma sai più che altro cos'è? Le cazzine. Cioè, soltanto queste saranno lunghe almeno, boh, 45 minuti. Allora, gli Heartless ci penso dopo. Io voglio tornare a prendere quello scrigno che il gioco mi ha obbligato a lasciare indietro. Che te lo fa vedere, poi dice no, non lo prendi. Ok. Tipo, io oggi stavo giocando Tomb Raider Legend e c'è una sequenza in cui devi fare una roba prescriptata, no? Mm-hmm. E praticamente ti fa vedere che c'è un extra sotto. Però è tipo un extra difficilissimo da raggiungere e io non sapevo come raggiungerlo. La sensazione è stata più o meno quella. Comunque, mi sa che ti devo abbandonare per tipo 5 minuti. Ok, vai tranquillo. Va bene, tranquillo. A chi io abbia fatto Tandaga non lo so, però d'accordo. Allora, di là forse c'è roba. No. No. Ah, non ho PM, ok, fanculo. Minchia. Mi fai questo piacere di curarmi? No? Ira del mondo. Together! Che palle, Sora, madonna. Esagerazione. Paperino è salito di livello, bravo, sono molto fiero di lui. Se Sora attaccasse... Ah, ok, dicevo scherzo, se Sora attaccasse alla parte giusta non sarebbe male. Non l'avevo visto. Allora, volevo vedere se c'era roba qui. Però mi sa di no. Qua non mi fa andare. Proprio perché è la wrong way, Pippo, io voglio provare ad andare di qua. Ah, no, ok. Va bene, fanculo. Comunque sì, decisamente
oggi farò solo questo mondo. In realtà la cosa non mi dispiace, perché così almeno torno a essere un minimo. Cioè smetto di fare questa cosa di dover fare un mondo e mezzo a live. E così magari così diventa un mondo per ogni live o poco più. O almeno ci provo. Oh, come osi? Dai però. Come ti... Allora, a volte non mi cambia il... Cioè, è come ieri con Dark Souls 2. A volte non mi cambiava l'arma. Oggi non so perché... Non ho capito qual è la logica con cui a volte il Keyblade lo cambia, a volte no. Probabilmente dipende tipo se sei in aria non lo puoi fare. Non saprei. Però in questo momento non sto capendo qual è la logica. Poi trovo sempre che sia strafiga sta roba che quando cambi forma del Keyblade fa effettivamente danni durante l'animazione. Quella è stata proprio un'idea bella. Combo Plus! Yes! Subito! Ma tipo subito! C'avevo qualcos'altro che... No... Ok. Pippo, tutto a posto? Sì, ok. Lo vedevo un po' confuso. Ok, quindi qui c'è un bel salvataggio con il Moguri addirittura. In effetti è da un po' che non se ne vedono i Moguri. Officina. Attacco plus, bello. Forgia, no, è appunto, non ho fluorite. Che palle. Quindi c'ho... C'ho quelli che sono un po'... Attacco 4, la stella azzurra. Eternità. Ah no, magia 7. Stella azzurra, magia 7. Quindi in realtà ancora va bene. Compra, però lui... Questi moguri non hanno... Hanno solo le pozioni normali. Ah, la florista ce l'ha il moguri. Allora io un po' te la compro, amico. Visto che i soldi non li sto usando. Officina, forgia. Tipo. Allora. Congegno allegro. Facciamo uno. No. Ah, subito il damasco. Ok. Era... Qual era? Eternità. 2. 3. Ok. Damasco aspettiamo usarlo. Perché mi sento... Ho sempre ansia di... Quando bisogna usare il potenziamento successivo... Posso parlare col mostrone, bellissimo. Dai. Non vorrei dire una cazzata, ma c'è il boss? Siamo arrivati al boss? Può essere? Stop
Stop it! Put me down! That's Kristoff. Do me a favor and wait here. If you come along, Kristoff might freak out. No, Sven. We're not going back. She's with her true love. Kristoff! Sì, certo, il suo vero amore, credici. Sora. You all right? Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love. Se il ghiaccio non viene rimosso, cosa vuol dire il ghiaccio viene rimosso? Scusami. Hans. But what about you? What about me? I sort of assumed you guys were. No, I just keep her from getting lost. Really? Oh, but you seem so perfect together. Dov'è la mappa? Dov'è la mappa? Te la vendo. Quando vai a Pulveria te la vendo. Perfetto, perfetto. Che Such? Such che mi sa che stiamo per fare il boss. Such che mi sa che stiamo per fare il boss. È superato la zona... Con i cosi dove devi ripararti. Dai. No, allora è questa. Direi che è questa. Okay. L'avevo rimossa, è vero. Che palle. Sì, me l'ero dimenticata quella. Porca puttana, questo mondo è veramente una rottura di coglioni. Capisci, cioè, veramente una merda, porca troia. Io che bonjour finesse proprio. Vado, vabbè. Che poi mi ricordo qua, in teoria poi se vuoi giocare decentemente, ovviamente ci devi tornare dopo. Ovvio. Perché sarà pieno di portafortuna. Ma vaffanculo. E invece sei obbligato a beccarti la tempesta. Dai, ok. Ma scusa, era già finita l'animazione. Perché è vero un pre-palio in questo modo? Comunque fa troppo ridere il fatto che ci sia il coso di triangolo. Anche nella versione di quello Xbox. Imbarazzante, guarda, ma... Cioè... E anche il fatto... Cioè, non solo è triangolo, è pure verde. Quindi a volte sì, a me... Sì, esatto. Viene da sbagliare. Perché il colore verde, ovviamente, su Xbox è un'altra cosa. Esatto, mi viene da premere A. Beh, certo. Ma cioè, qui siamo al sicuro e c'è ancora Sora che tipo fa il movimento tipo non ce la posso fare. Dai, è stata meno tragica del previsto questa fase, ok. Me la ricordavo molto peggiore dai gameplay. Ma sì, in realtà è abbastanza fattibile. L'unica cosa è un po' un dito in culo, perché passi da una cosa divertente a una brutta e poi scalare, scendere. Ci siamo? Ci siamo quasi. Infarto. Ci siamo quasi. Bella tinta. Sì. Tra l'altro bellissimo l'effetto della neve ferma. Come se fosse tutto bloccato, tutto ghiacciato, strabello. Cioè, chiaramente non gli hanno neanche modellato la faccia, perché però no, l'hanno neanche mai inquadrato. È sempre di spalle. Elsa, Anna. Che tra l'altro loro hanno lavorato fino all'ultimo momento, cioè tipo loro... no, ecco, ok, l'hanno inquadrato adesso. Ah, ecco. Loro tipo droppavano i trailer appena finivano di fare le cutscene, capito? Mm-mm. Questa cosa faceva ridere, perché voleva dire proprio che hanno lavorato al pelo. Morta per sempre, mi dispiace Anna.
Dai, è durato quel che è durato. Zian. Che random. Sì, lui ora con la veramente a caso. Lui veramente è non necessario. Anche questa roba, cioè un po' tipo il mondo di Toy Story, cioè che ti trasportano in un'altra arena invece di usare l'arena del mondo. Cioè, per dire, la cosa qui sul lago ghiacciato sarebbe stata strafiga. Sì, tantissimo. Invece qua ti teletrasportano in un altro posto uguale, senza anche motivo. Esatto, esatto, è quello che stavo dicendo, che alla fine anche qua è ghiacciato, però perché? Cioè, che senso ha avuto? Poi dicono sempre che i portali oscuri sono pericolosi, no? Però alla fine loro ci passano sempre. Tra l'altro, sì. Che questo lupo è ovviamente Elsa, perché era un lupo solitario, però... Cioè, non ha senso per lui. Come si chiama lui? Hans, giusto? Mi sembra di sì. Ok. Tra l'altro lui è molto facile in critica. Ma io mi ricordo che lui non era facile neanche di base. No, no, dico che è proprio facile. Ah, lo è davvero? Sì. Perché alla fine ci sono molti comandi situazionali ed è tutto un parare, attacca, parare, attacca e poi lui sta fermo. Ah, ok. Perché invece mi ricordavo appunto che lui era difficile. Cioè che era un boss relativamente difficile. Magari quando corre, però lì basta ferriare e basta. In effetti per ora non mi sta dando grosse difficoltà, poi... Sì, abbastanza fattibile lui. Sanno ovviamente le ultime parole famose, però... Come l'altra volta che... Come tutte detto, le volte in cui l'ho detto. Guarda, c'era una mia amica... Che praticamente quando giocavamo a Smash... Lei aveva una maledizione, cioè... Se stava vincendo... Lei sempre diceva, ah, che bello, sto vincendo. Anzi, no, a Mario Kart. Diceva, che bello, sto vincendo. E dopo, nel giro di 5 secondi, veniva colpita dall'universo. Ma fisso, e quindi cioè, ovviamente moriva. Era sempre. Proprio la sua maledizione, le avevamo dato il nome. Madonna, e che nome aveva? Era la maledizione del succo di Persona X. Sì, sì. Ok. Minchia, io non ho voglia di giocare a Smash, te lo dico. E che adesso con tutta la roba che ho davanti non ha senso il pensare di poter comprare altri giochi. Io per chiari motivi praticamente non ci gioco da quest'estate. E beh, immagino. Perché non ho gente in casa praticamente da quest'estate. E beh, certo. E online da solo non ne ho voglia giocarci. Ma secondo me infatti Smash... No, poi per carità, cioè... Molto del suo potenziale cioè, un sacco di gente ci gioca online. Però io non sono il tipo da giocarci così competitivo. A me piace giocarci a cazzeggio. Certo, più chill. Ma questa cosa devi resistere? Oppure devi fare qualcosa entro il tempo? Anche resisti, e poi quando arrivi a zero devi tipo premere Y. Forse distruggere tutti i resisti. No, ok, no. Era semplicemente resistere. Okay. E comunque il mostrone è molto più forte di tutti quanti messi insieme. Cioè che riesce a tenere una cazzo di palla enorme di oscurità. Sì, veramente. Cioè, lui è tipo il Deus Ex Machina di Kingdom Hearts 3. Cioè, lui è tipo il super boss, anche se non si è inserito. È lui il vero, la vera data fight. Esatto. È il boss segreto. Esatto. Volontà residua del mostrone. Ma toglietevi se tirate volontà residua. Cioè, c'è il coso di ghiaccio di Elsa. La guardia del palazzo. Noi non siamo gente di Aqua Park. Cosa? Era totalmente random. No, ma non ho magia. Che palle. Ma poi tipo. Lui attacca con. Con l'alito gelido, no? Però il mostro alla fine... Sì, ignoriamo questa cosa, ovviamente. Chissà se Paperino usa Blizzard, non ci ho mai fatto caso. È vero. Ah, ultimamente sta usando molto...
Thunder, l'ho notato. Vedi, perché è intelligente. Non è Cyberpunk 2076. Non ha l'intelligenza artificiale. Esatto. Che tra l'altro non mi ricordo, in questo si può, si può modificare. Chissà si può modificare, ma non sono sicuro. Perché, perché in effetti sto notando che mi sta curando un po' quando cazzo gli pare, non quando vorrei io. Vabbè. Boh, generalmente mi sono sempre trovato bene con l'IA di Maestre. Però non mi ricordo, non so. Dovresti controllare, ma credo di sì. Boh. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui ero praticamente a vita lampeggiante, diciamo, per ore e ore, e Paperino non mi cagava e io non potevo usare energia perché avevo finito gli MP e lui non mi cagava. E lui ce li aveva tutti però gli MP. Tutti non lo so, ma sicuramente almeno uno per poter usare sì. Energia. Boh, non lo so. E magari lui un po' a cazzi suoi. Forse era offeso, non lo so. A volte non ne ha voglia. Si è offeso perché non hai più giocato a Operazione Paperino. Come non ho più giocato? L'ho finito. L'ho giocato e l'ho finito. No, l'ho fatto in live. Appunto, dopo quella live non c'è più. Che cosa dovevo fare? Il completismo? Beh, certo. I trofei, anche se non c'erano. Tra l'altro era stato un casino installarlo. Madonna. Sì, quei giochi vecchi è sempre una Madonna. Merda. Guarda, ti dico soltanto che l'altro giorno, siccome non so se hai visto il mio tweet, però tipo ho comprato qualsiasi Tomb Raider a 90 centesimi. Sì, mi sembra di sì averlo visto. Tomb Raider 1 è uscito sì, nel 1996. Ho provato a farlo girare, ma insomma, zerri fritti. Vabbè, almeno finché sono su Steam, almeno lì sei abbastanza sicuro che funzionano. Invece quando le cose te le tiri fuori da chissà dove. Cioè io di Operazione proprio avevo il CD. E come hai fatto a farlo? Cioè, alla fine l'ho dovuto scaricare. Perché era impossibile. Eppure scaricandolo era impossibile. A me è stato difficilissimo. Di giocare a Capitan Findus e la mappa perduta. Come, scusa? Sì, c'era io il gioco. Non ho idea di che cosa sia. Mi davano tipo il gioco con i bastoncini, no? Io da piccolo ce l'avevo. E allora ieri mi sono cercato il gameplay su YouTube. Sta perla trash che veramente. Io me la ricordavo molto più realistica. Io mi ricordo i giochi della Kinder, ma all'elementari o della Ferrero, non mi ricordo. Quelli del Kinder Pinguì, c'erano tutti quelli lì. Ma tipo i magotti, i magicanti, i tre elementi. Cazzo, i magicanti, che fighi che erano. Sì, quelli mi piacevano un casino. Mi ricordo che c'erano anche tipo i pupazzetti che ti davano sì, con l'elemento. Che se li mettevi sotto l'acqua calda appariva l'elemento. Sì. Madò, mi ricordo che bello. Tipo con Chiara giocavamo sempre. Avevamo tipo platinato quando ancora non si poteva. L'abbiamo inventato noi il platino. Bellissimi. Tra l'altro anche quello di Lunes, che era difficilissimo. Che ce l'avevo da piccolo e non riuscivo ad andare avanti. Io non me lo ricordo. Poi con questa conversazione serissima, con questa scena. Sì, vabbè, sti cazzi. I capelli di Elsa che sono tipo un blocco unico. Vabbè, come erano quelli di Rapunzel. Vabbè, almeno lì erano difficili da modellare. Yeah, oh? Il vero amore non è un bacio, ma è l'amore delle sorelle. Peccato, a meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile. Cosa? Che tipo c'è la tua live, me la fa vedere, però mi è uscito. Peccato, a meno che mio non abbia Dio. Tutto non è disponibile. Però io la sto guardando la tua. No, io non sono bannato. Ma infatti io la sto guardando, mi è apparso totalmente a caso. Oddio. No, salva, tranquillo, non è Dark Sim. No, però Twitch sta avendo problemi in effetti. Sì, ma secondo me è proprio è Twitch che sta avendo problemi perché non mi sta caricando i canali live. Sì, perché praticamente avevo la tua live. La tua live continuava ad esserci, però tipo si era rimpicciolita, capito? Però continuava ad esserci, però non c'era quello che c'è dietro, non so come spiegarti. Ok, ora da me sembra esistere di nuovo.
seven hearts. If you mess up, non si sta connettendo alla chat. Nemmeno io, ok. Vediamo se prova a aprire la live di qualcun altro. Leave innocent people out of it. No, qua sta funzionando. Look at this tough guy, such a no, mi sta venendo l'ansia che mi possano avere bannato. Però no, sarei, a parte che mi sarebbe arrivata la mail, però. No, ora da me sembra a posto. Like you found your 13. The king said you're one seeker of darkness short. Oh no. Questi video non sono al momento disponibili. Oh mio Dio. Aspetta un attimo. Impossibile recuperare i video. Oddio. No, no, tranquillo, è per tutti. Ho controllato anche gli altri canali. Perché... è per tutti? Sì, per un secondo mi è venuto un infarto. Ho controllato il canale di Azalina, quello di Lily Meraviglia e Player Inside. Da nessuna parte si possono vedere i video. Dice ovunque questi video non sono... No, mi è venuta la caga perché no, per quei 4 secondi di... Do you wanna build a snowman? Ho detto no, ci manca solo che mi si fotta l'account per sta roba. Esatto, cioè no, anche io ti giuro mi sono cagatissimo. Infatti è la prima cosa che ho fatto subito. Vabbè, per fortuna è praticamente finito, quindi almeno... E tra l'altro non mi carica anche metà della home page, cioè sì, sì, ho visto, ho visto. Oh. Morto. E vabbè. Probabilmente questo è uno di quei momenti che se provi a partire ora con la live non ti fa partire. Cioè che ora ti va bene che sei ancora online, però è tutto incasinato. Sì, sì. Vabbè, ora sono più tranquillo adesso. E infatti io subito ho detto no, controlliamo perché altrimenti... No, esatto, perché quello è la macchina del tempo, è il classico messaggio che ti esce quando cerchi di aprire un canale che non esiste. Esatto, che è tipo stato chiuso. Esatto, porca puttana, no, cioè com'è che mi hanno già beccato, com'è possibile? Per 4 secondi, cioè c'è ma gente meno, che... meno di 4 secondi. Comunque sì, sicuramente adesso Twitch è in down, però vabbè. Sì, sì. Vabbè, meno male che ho praticamente finito, sto per chiudere. Infatti Twitch ha sempre problemi alla fine, quindi. Comunque sì, sto mondo veramente ti ha preso tutto, però... Ma comunque, cioè, perché è anche durato di più, ci ho messo... Adesso io l'altro... No, oddio. In effetti, però perché anche il mondo di... Di coso, di Monstropoli, in realtà la scorsa volta ci ho messo un pochino di più a finirlo di quanto mi aspettavo. Però vabbè, basta, adesso è finito, vaffanculo Ariandel, mai più, mai più. Adesso c'è il mio mondo preferito. Caraibi. Bellissimo. Prossima settimana, sarà la prossima. Oddio, altri 6 minuti di cutscene. Che palle. Oh. Tra l'altro che giorno è oggi? Cazzo, oggi devo iniziare la mia cura. It's okay. Gasp. You got here as fast as you could. Così. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new seven hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, la cosa mai più nominata. Sì. Sì, perché almeno nell'uno la cosa effettivamente le principesse del cuore alla fine gli facevano casino, cioè le uccidevano praticamente, gli toglievano il cuore. E invece qua alla fine no, perché le luci sono loro. E sì, il fatto è che fondamentalmente hanno detto che era interessante questo concetto di principesse del cuore iniettate da oscurità, ma per quello loro non erano interessati adesso. Mm-hmm. Il problema è che dicono sta cosa, sì, ci sono delle nuove principesse. Ok. E poi finisce lì. Sì, sì. Esatto. Cioè loro vogliono Anna, Elsa, Rapunzel, Kairi, però non si sa perché soltanto Kairi sia rimasta delle altre e chi siano le altre, a cosa serve? Sì, sì. No, ma a che scopo? I giochi quelli scritti bene, insomma. Di certo non Kingdom Hearts. Ora possiamo andare a salvare Ben. Yeah! We still have to find her first. I'll go.
What? Wise? Che deficienti. Do you have it? Il potere del risveglio. Ehi, questa cosa sì. Ce l'ha il Power of Waking. Cazzo, ne so se ce l'ho. Non è che posso verificarlo ora. Ma poi non è che l'abbia mai usato come si vede negli altri giochi, effettivamente. Cioè, sta cosa è apparsa in 3D. E poi, boh, prima ce l'aveva perché si capito. Ma poi Ian Sid ti conosce troppo bene. Ti conosce. Ma perché... His name backwards is Disney. It's Disney. I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Ok, I believe you. Yeah. Minchia, però Riku, tanta roba, well, la parte fondamentale. Certo. Il commento che non può mancare. Sound fair? Che tenero Topolino. Yeah. Sì. Right. Ciccino lui. But be safe. No reckless stunts. Poverino Sora. È proprio stupido. Yes, preso sir. Per il culo come un deficiente. Bacio, bacio. No. Not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku, that would be a good start. I'm listening now. Dissing. Esatto. Dissing. Cazzo vi ridete, coglioni? Siete dei bulli, non ve ne rendete conto? È lui lì che li osserva. Ecco, i super boss sono il guardiano del castello di Elsa e Yen Sid. Yen Sid che guarda male la gente. Ti prego, basta. La mia cutscene preferita, la sua memoria questa. C'è qualche cutscene che non sai a memoria. Ma smettila, basta. He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Husks? Not me. You up for another coup? Oh, please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me. Demix! No, sì. What? Sì. You're not smart? Well, you heard what Marley said. Marley. Sto male, Marley. Or capable or likable. Da oggi in poi Marluccia lo chiamerò solo Marley. Esatto, al posto di Mariuccia abbiamo il nuovo soprannome. Sto malissimo. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Larxin, devi camminarmi sulla schiena. Ma basta! È fantastica. Vexen on board. They must be planning to use replicas. Vexen tipo inutile. Oh no. The replicas are way more real than you remember. I mean, one stole my spot. Senti ora. It stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Hardy har. The latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted. Mo lo spiegone. Was real enough. Questo è proprio. Ah, ok, non avete giocato coso. Chain of Memories, bene, ecco, eccolo qui. Prima hanno fatto quello di Coded e ora fanno quello di Chain of Memories. Ovvio. Let them believe as much. Minchia, la voce di Xemnas però è proprio bella. Lui super super profondo. Sì, sì. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Tra l'altro stavo per riscattare un'idrata a tutti. Ah, ecco. Che probabilmente non avrebbe neanche funzionato.
Devo idratarmi a prescindere. Probabilmente non avrò. Guarda, io da me neanche vedo i punti canale. Quindi, davvero? Sì, non ci sono. Scusa, lo riscatto perché tanto. Giusto per. Cioè, io nella mia chat non vedo i punti canale. Ok, è uscito. Sì, riscattare si può riscattare, però. Because our hearts are uber powerful. Wrong. You have been brought together for another purpose. Ma tra l'altro, Salva, ne approfitto, dica, per dire una cosa. Ma si sente tipo quando respiro? Non mi pare. Davvero? No, non mi pare. Perché generalmente si sente un botto, evo l'ansia che... No, sai cos'è? Probabilmente è Discord che ha la sensibilità automatica con il microfono e quindi si accende solo quando ha il volume più alto di un tot. Ok. Fantastico Discord. Perché Discord e OBS ovviamente hanno due livelli di sensibilità diversi. Discord ha quella automatica. Now then, Semnes. What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. Sì, quasi quasi. Così, una scopa, Pinella, scala 40, qualcosa. Briscola. Tanto. Le carte tu ce le hai, le hai portate? Certo, usiamo quelle di... Usiamo quelle di coso, sì. Minchia, comunque questo plot twist veramente allucinante. Chi gioca a Kingdom Hearts non cross lo saprà tipo già da mo. Credo di non star cercando di chiudere il mondo così, il gioco così veloce. Mai averlo Posso parlare italiano, per favore? Credo di non aver mai cercato di chiudere il gioco così veloce. Beh, che dire, è stata proprio pesante, però almeno ho finito il mondo, devo pensare solo a quello. Cosa? Che non dovrei mai più giocarci. Esatto, che non dovrò mai più vedere in vita mia il mondo di Arendelle. Che cosa perfetto. Bella. Che ombra è questa, scusate? Che cacchio di ombra è? Vabbè. Allora... Cosa faccio io? Allora, in realtà, tipo domani, se non abbiamo un cazzo da fare, magari può scappare una live di Capodanno, ma non credo. Probabilmente se farò qualcosa online lo farò per i fatti miei. Così. Non sarà pubblico, sti cazzi. Oppure magari finisce che lo sarà e giochiamo a qualcosa multiplayer. Cazzo ne so, a sorpresa. Poi ovviamente verdi, no, perché voglio dormire, comunque un giorno di vacanza e voglio dormire. E poi sabato finisco Ori. Sabato si finisce Ori, così poi finalmente posso... Mi sa che... Posso fare la grande redenzione di Ori 2. Sabato mi sa ti seguo, perché avevo intenzione di giocare Ori, però sinceramente, ma sti cazzi ormai. Vedresti l'ultima oretta e mezza di gioco, probabilmente. Alla fine, cioè, ho seguito tipo due puntate o tre, se non sbaglio. Quindi tre ne ho fatte. Cioè, sarà la quarta e ultima questa. Ori, se non vuoi fare... Allora, col completismo... vabbè, perché cerco di parlare? Col... io non lo so. Se lo vuoi fare proprio da completismo... Uccidimi. Perché cerco di dire le parole in inglese traducendo in italiano. Se non vuoi fare il completismo, ecco... italiano, anzi col completismo lo finisci in una decina di ore probabilmente, senza completismo 6-7 ore più o meno dovrei essere anch'io intorno a quella cifra. Devo fare l'ultimo dungeon e poi ho letteralmente finito, probabilmente in un'ora ho finito. Minchia, figo, in una giornata si fa. E io quando l'avevo giocato la prima volta l'ho finito praticamente in un giorno e mezzo, me lo ricordo. Avevo giocato un giorno 4 ore, il giorno dopo lo stesso, e l'avevo finito al 99%. Figo. Invece Ori 2 dovrebbe essere un po' più lungo, però comunque sempre credo sia intorno alle 10-15 ore. Ma allora sicuramente, guarda, se ti è piaciuto Hollow Knight, Ori ti piacerà. È meno action il primo,
Però è comunque lo stile è quello. Invece il 2 è ancora più simile a Hollow Knight, perché hanno preso ovviamente gli elementi di successo di Hollow Knight. Tipo praticamente ci sono gli amuleti in Ori 2, una cosa praticamente identica agli amuleti, ed è molto più action rispetto al primo. Quindi magari a te potrebbe piacere di più il 2, invece a me è piaciuto molto di più l'1. Comunque ci sono nel Game Pass sia l'1 che il 2, sì, anche sì, per PC, quindi puoi tranquillamente provarti. E poi sono anche ottimizzati abbastanza bene a livello... Vabbè, che adesso c'hai il computerone. Tu hai un computer più potente del mio fisso, ricordiamoci, ricordatelo. Che ma hai un computer realtà... abbastanza della Madonna. Ma in realtà, tipo, sai che io tutta sta potenza non ce la vedo. In che senso? Che boh, sarà che ancora non ho provato a sfruttarlo, però boh, mi viene l'ansia. Ma c'hai comunque una 2060, no? Mi sembra di ricordare. Sì. Anzi, una 2060. si dice così. Se per essere precisi bisogna dire così. Quindi niente, vabbè, ovviamente la chat è esplosa, chi se ne frega, tutto Twitch è esploso, io non sto neanche a fare ending screen. E niente, buon anno, ci si vede sabato, ma al massimo domani se non ci si vede, ciao ciao, io me ne fate a letto, buonanotte, sono buonanotte. Au.